Un investimento che complessivamente toccherà i 170 milioni di euro. Su questa cifra si fonda il rilancio della ferriera di Servola, polo siderurgico triestino nell'orbita del gruppo Arvedi. Un bilancio del primo anno e mezzo di vita del nuovo corso dell'impianto friulano è tracciato da Vincenzo Di Mastro Matteo, direttore di produzione. La valutazione è positiva e questo fondamentalmente per due motivi. Il primo è il rilascio dell'AIA avvenuto a fine gennaio e che fissa per 10 anni un quadro di regole ben precise alle quali l'azienda si deve attenere per poter produrre. Il secondo è che i dati degli enti di controllo attestano che l'azienda sta pienamente rispettando queste regole e quindi è in grado di produrre. Una produzione più verde alla luce del nuovo aspiratore per le coccherie dotato di filtri a manica in serie realizzato su brevetto Arvedi. Aspiratore che rappresenta il cuore dell'intervento ambientale nelle tre fasi di messa in sicurezza, risanamento e rilancio e che testimonia l'attenzione anche strategica del gruppo cremonese per la ferriera di Servola. Arvedi punta a mercati con prodotti di alta qualità e per poter produrre questa tipologia di prodotti è necessario poter contare su quantità e qualità di materie prime ben precise. Queste quantità e qualità sono prodotte dal loro stabilimento di Service Triestina. La ghisa viene poi trasformata in acciaio a Cremona e il prodotto di Cremona viene ulteriormente valorizzato di nuovo qui a Trieste negli impianti di laminazione che verranno avviati entro la fine dell'estate. Nuovi impianti e nuove produzioni che a pieno regime raggiungeranno le 600.000 tonnellate annue. Stiamo vedendo dei nuovi impianti. Di cosa si tratta nel dettaglio? Qui stiamo montando e stiamo terminando di montare gli impianti del freddo che andranno a fare il ciclo lucido, quindi treno di laminazione, ricottura statica e temper, più un impianto di slitter e imballo per il servizio a cliente. Si è molto sentito parlare di invece in una fase seconda dove si punterà invece sull'acciaio magnetico. In pratica andremo a rifare tutto quello che era l'acciaio magnetico di Terni, che ormai da una decina d'anni non esiste più in Italia, con acciai magnetici a bassa dispersione e quindi stiamo parlando di silicio al 5%, 3,5%, 5%.